università è un'invenzione della cultura cristiana medievale. Lo si vede proprio dalla Sapienza qui a Roma. Gli studenti vedono la statua della Minerva, la tradizione vuole che uno non la debba vedere quando fa un esame, ma la Sapienza è la Sapienza del Libro dei Sapienziali, è la Sapienza di Sant'Ivo del Borromini, Sant'Ivo protettore degli universitari di giurisprudenza. La Sapienza è stata fondata dalla Chiesa nel 1300 ed è perché la Chiesa sa che per essere persone di carità bisogna comprendere il mondo. Bisogna studiare, un medico deve essere competente per amare veramente, per guarire, così un astrofisico, così un giurista, così un filosofo. Carità e sapienza partono da uno stesso cuore. Ricordo un mio professore di esegesi, il professor Vanni, che ha sempre detto il dramma dell'uomo è che ha un cuore duro, rigido e ha un'intelligenza molle, mentre uno dovrebbe avere un cuore morbido e un'intelligenza raffinata, acuta, dura, precisa. Perché per amare devi avere un cuore che si dona, ma insieme devi capire dove sta andando l'altro. Ed è bellissimo che nella tradizione cristiana ci siano le opere di misericordia corporale, come dar da mangiare agli affamati, ma insieme ci sia consigliare i dubbiosi, correggere i peccatori, insegnare agli ignoranti. Perché la carità e la sapienza sono due aspetti che crescono e vivono insieme.